E non è finita qui. Sì, ecco la modestia. Si farà la fotografia del carro. Dai, nuovo che sanguina. Buongiorno a tutti. Siamo qui nella fredda Bardolino. Oggi un giretto, parla te che tu sei più... Giretto di 50 km, partenza da Bardolino, saliamo su verso Altisano, Valle dei Mulini, zone di Costermano lì attorno, per circa più o meno 1000 metri di dislivello. Ecco. Il lago è bello pieno. E noi siamo belli freddi. Esatto. Esatto. È tutto bello. È tutto bello freddo. Buon dai. A dopo. A dopo. Oh la Madonna, che salita è! Come sempre la GoPro non rende l'idea di che posti stupendi sono. Non ho tempo di guardare. È vero. È una sofferenza. Sì, sì. E con lui ancora peggio. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Abbiamo trovato la via giusta. Davide, ma se noi scendiamo, ma poi c'è da salire? Ah, ah, ok. Cazzo. Attenti i tronchetti perché se non vuoi che ci vanno dentro magari nella ruota, un cerchio. Ah, vai, 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 vai! Quel single track che è quello sottoterra di San Giorgio. Tac. Ecco, rientriamo in quel di Garda dopo il single track ad ammirare un paio di paesaggi prima di uscire e rientrare ancora nella natura. Devo ricordare che un po' di fauna autoctona. Esatto, anche, ma anche non autoctona, anche all'octona va bene. Ora sei tirato sto qua davanti. Ma che roba? Tirato fessa. Lago? No, che lago? Tu! Ci prendi a loro? Ecco, esatto. Allora, ci troviamo in una bella salita tra Garda e... ecco, zona Punta San Vigilio, bravo. Ecco. Poi ci fermeremo a vedere una panoramica meravigliosa del nostro lago per tutti i nostri follower. Abbiamo dei doveri e... esatto. E qui c'è da produrre, ragazzi. Ragazzi, qui tanta roba.
e non è finita qui. Sì, ecco la modestia, si farò la fotografia. Ecco. Quando il gioco si fa duro, loro sono là davanti e io sono dietro che provo a riprenderli. C'è niente da fare. I livelli alla fine si ristabiliscono sempre così. Par poc. Se non fosse con la bambola me lo gusterei anche. Cominciano a volare i primi insulti perché sono uscito dalla strada maestra per imbattermi in questo sentiero che a troia un po' chiuso. D'altronde se no che bello sarebbe. Figa quante. Occhio alle razze! D'altronde almeno si divaga un po'. Tac! Ecco, non dite cose che poi devo cancellare in post produzione. Si è graffiato il naso. Sì. Dai, il naso che sanguina. Eccolo qua, passaggio down. Quindi se tu facevi il quello flat ti trovava anche la stradina, invece quello down. Ragazzi, Tor del Benaco meravigliosa. Però dai. Eccoci qua ad Albisano. Dopo aver fatto un tratto di asfaltata per arrivare in cima, adesso ci apprestiamo ad andare alla chiesetta per un punto panoramico. Eccoci qua, stiamo entrando in via Vecchia, c'è la chiesa dove c'è un punto panoramico fantastico, dove sicuramente un ciclista che frequenta queste zone sicuramente l'aveva già visto, però è sempre tanta. Ecco qua una chicca del Bazzani, perché noi certe cose di dislivello dobbiamo farlo veloce. Cioè, le cose comode e semplici non piacciono. Vedete la scioltezza di uno che... Eccolo qua. Uno scorcio del Monte Baldo là in cima. Wow! Siamo sulla strada che porta a San Zeno e ora usciamo dall'asfalto. Ecco qua, qui a destra. Tac.
però. No, io l'ho fatto a sinistra. Bravo. Di mezzo alta. Siamo dove? Marciaga. A Marciaga, al bici grill di Marciaga, dopo una bellissima discesa. Adesso si sta anche bene come temperatura, una temperatura proprio giusta, primaverile, un fresco primaverile, sembra di essere in montagna, diciamo così. Questo lo dà un bel po'. Eccoci qua. Io non metto lo zucchero perché non vorrei rovinare il ingrassare. Non ingrassare. Il sambuchino, però ci manca la cosa, siamo a posto. Dopo rivapirlo. Sì. Aspetta che metto il dolcificante. Metti il dolcificante. Adesso facciamo per il follow, facciamo finta di mangiare, poi rimandiamo Zio indietro. Metti la bustina però, non quello che c'è dentro. Dicono che al mese si mangia 5 grammi di plastica, quindi esatto, si può anche mangiare anche questo. Comunque siamo a Marciaga, guardate che nel bici grill, veniteci, tra l'altro molto bello. Molto bello. Simpatica anche alle signore, comunque. Adesso vai. Si è tolto. Siamo entrati nella Valle dei Mulini, bellissima zona di Garda. Di solito è godibile in discesa, ma il nostro ben amato ce la rende godibile in salita. Passa partenza! Nessuno l'ha preparata, sta andando! Quanghene! Qua è crollato un po' tutto! Però aver appena passato penso il centro della chiesa di Costermano, non sono sicuro, vedremo dopo sulla mappa. Se magari le macchine lì? No. Aspetta là. Ah ok. No. Siamo nelle zone di Castion, Albarè, tutte zone di strada destra. Sì. Zone di strade bianche per la grave direi perfette. Attenzione alla bambina! Non dite cose che poi devo censurare nel video! Per noi portano sempre alle paleoliche. che poi arriviamo lì. Esatto.
Basta, finito. Io non so dove sono. Io non so dove sono, ma è un gran bel posto. Ah sì. Vero, eh? Vero, vero. Wow. Lasciamo andare avanti Giuliano. Ormai a 7-8 km siamo alla mano. Eccoci da dove tutto è cominciato. La giornata non si è riscaldata, è rimasta fresca tutta mattina. Direi bel giro godibile, sterrato fino alla fine. Hanno fatto fino alla fine. Demolito. Sì, demolito. La solita pantomima. Va bene. Saluti a tutti, alla prossima. Ciao, bel ciao. Giro, bel giro. Bel giro, bello. Panorami mozzafiato, top. Bello.